Questo programma è presentato da Eurogroup e Solvay Pharma, passione per il progresso e la ricerca. www.solvay.it. Buonasera gentili telespettatori, bentrovati a una nuova puntata di Notizie dal Comune. Questa sera in studio con noi il sindaco di Leini, Ivano Coral. Buonasera sindaco. Buonasera, grazie di avermi invitato. Grazie a lei per essere qui a Notizie dal Comune. Come sempre affronteremo tanti temi di attualità e scopriremo insieme le proposte delle amministrazioni ospiti in studio, ma questa sera avremo anche il piacere di intervistare il sindaco di Chivasso, Bruno Matola. Siamo andati a trovarlo nel suo studio e quindi iniziamo subito ad affrontare i temi di questa sera proprio con il sindaco di Leini. Sindaco, tempo di estate, tempo di sport, tempo anche di tanti giovani. Allora con lei vorremmo proprio capire che cosa si fa a Leini su questo settore, perché sappiamo che ci sono delle importanti novità sia per i giovani che per lo sport. Sì, esattamente. Noi abbiamo dato seguito a un progetto che è già partito nel 2004 della costruzione di una grossa cittadella dello sport, completa di 3 piscine, 2 palestre, più la terza aggiuntiva che avevamo già, un anfiteatro, più dei campi da calcio, e questo che è un patrimonio, diciamo, leinicese, abbiamo voluto utilizzarlo al meglio. Al meglio per noi viene proprio inteso sport e giovani. E allora abbiamo definito con l'Università di Torino, in particolare con il magnifico rettore Pellizzetti, una convenzione in cui il SWISM, che è l'Università di Torino per quanto riguarda le scienze motorie, che attualmente è in piazza Bernini, trasferirà, diciamo, il grande delle attività sportive proprio, quindi il grande anche del numero di allievi che ha questo SWISM, questa università, proprio presso di noi, presso la nostra cittadella, che ha sede proprio a Leini, utilizzando al massimo tutti gli impianti. Quindi avremo l'utilizzazione del SWISM durante la mattina e le prime ore del pomeriggio, e poi la cittadella ovviamente ritornerà ai cittadini leinicesi per un utilizzo, diciamo, post-lavoro. Diciamo. Bene, allora Leini è anche una sede universitaria, possiamo dire. Assolutamente sì, c'è un investimento sicuramente sul nostro territorio, questo è chiaro, ma un investimento soprattutto sui giovani e sulla formazione dei giovani. Quindi noi vogliamo dare impulso a questo, abbiamo fatto questa convenzione molto forte a favore del SWISM e faremo in modo che, come dire, il SWISM porti, oltre alla sua attività culturale di insegnamento, anche tutta una serie di accessori quali, non so, il centro di fisioterapia che lo stesso SWISM vuol mettere in atto o medicina sportiva, per fare in modo che si completi un centro veramente, direi, regionale per quanto riguarda lo sport. Grazie sindaco. Bene, adesso dopo aver scoperto questa importante novità a Leini ci spostiamo a Chivasso, come vi abbiamo preannunciato. Siamo andati a trovare il sindaco di Chivasso, Bruno Matola. Con Notizie dal Comune siamo con il sindaco di Chivasso, Bruno Matola. Intanto grazie per essere tornato a Notizie dal Comune. Grazie a voi. È tempo di estate, stiamo un po' scoprendo le iniziative dei comuni rivolte ai giovani. Sindaco, si fanno tante iniziative, che cosa si fa a Chivasso? Si fa molto, anche se i giovani dicono sempre che si fa di meno, ma o che non basta. Noi da anni siamo legati al circuito Rio di Torino, quindi Area Zelig, è cominciato venerdì scorso la stagione, non solo appuntamenti legati appunto a Area Zelig, ma anche un palco permanente sotto qui la piazza rinnovata del comune, con per esempio appuntamenti di rock giovane, quindi di gruppi emergenti. E questo molto legato alle realtà cittadine, associative, come la Blue Room, che insieme al suo musicale ha messo in piedi queste sale di registrazione che stanno diventando un po' la fucina per nuovi gruppi emergenti locali. Quindi proposte diversificate, contaminate da quello che si chiama da anni Estival, che è un percorso musicale, avrà il suo picco in Niccolò Fabi, ma che spazia da jazz a blues per arrivare sempre a cantanti di nicchia, per essere un pochettino presenti in tutte le varie segmenti musicali. Grazie sindaco. Allora con questi appuntamenti di qualità per la musica noi lasciamo spazio alla rubrica Il territorio e le imprese.
un gruppo, due società operative, sei principali settori d'attività, 40.000 aziende clienti. Attraverso i servizi di garanzia al credito offerti da Eurofidi e le attività di consulenza prestate da Eurocons, il marchio Eurogroup è un punto di riferimento per le piccole e medie imprese. Grazie a una rete di filiali in continua espansione nel nord e nel centro Italia e a fianco di chi lavora e di chi produce. Eurogroup, un gruppo che sostiene lo sviluppo delle imprese. Eurogroup, per il benessere della vostra impresa. Eurofidi si occupa di supportare le piccole e medie imprese nell'accesso al credito, offrendo delle garanzie, quindi favorendo l'erogazione di finanziamenti da parte del sistema bancario al mondo della piccola e media impresa. Ad oggi abbiamo circa 36.000 piccole e medie imprese associate, abbiamo una rete capillare che copre quasi tutto il territorio nazionale, ma che ha un focus specifico sul Piemonte. Sul Piemonte insistono 10 delle nostre 28 filiali ed in particolar modo la filiale di Chivasso è la struttura che segue un territorio abbastanza ampio nel nostro panorama piemontese, che è quello del Canavese, quindi da Ivrea, quindi dalle Porediese al Chivassese, su fino alle valli dell'Alto Canavese. Alcuni numeri specifici della filiale di Chivasso: a tutt'oggi abbiamo circa 2.700 aziende associate, consorziate, abbiamo uno stock di garanzie emesse che è pari a circa 200 milioni di euro e quindi siamo uno strumento estremamente importante e molto radicato sul territorio per mantenere questo legame tra le piccole e medie imprese e il sistema bancario. Siamo in studio con il sindaco di Leinivano, Coral. Sindaco, ci ha raccontato delle novità in campo universitario con la nuova cittadella dello sport e adesso le chiediamo qualche novità in campo ambientale. In particolare avete un'interessante iniziativa per un'auto molto particolare per i vostri messi. Di che cosa si tratta? Sì, noi diciamo che come Leinicesi ci consideriamo molto, tra virgolette, ambientalisti. Di conseguenza già anni fa abbiamo costruito una centrale per il teleriscaldamento che è attualmente in funzione, con la quale riscaldiamo all'incirca 1.000 abitanti a Leiní, tutte le scuole, tutti gli uffici comunali e anche l'ospedale, diciamo, del ricovero degli anziani, che si chiama Capirone. Quindi in questo senso abbiamo una tradizione ormai ampia che arriva anche proprio dal passato. E ultimamente abbiamo fortunatamente fatto un bando regionale per i finanziamenti proprio sull'ambiente e vincendola abbiamo costituito un primo abbozzo di idea, anche tecnologica, con la quale praticamente installando 19 kW di pannelli solari sul tetto del comune andiamo ad alimentare un'auto elettrica. Naturalmente una Panda elettrica che si trovano normalmente in commercio oggi, e con questa Panda elettrica praticamente la utilizziamo per i messi comunali, per fare in modo che tutte le persone vengano avvisate all'interno del comune con un mezzo che assolutamente non inquina ed è quindi molto molto favorevole per il comune. Ci tengo a dire anche che il comune ha già in dotazione diverse macchine prese e comprate negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni di mio mandato, che sono tutte auto alimentate a gas metano, quindi poco inquinanti e che fanno bene alla circolazione. Grazie sindaco, e adesso continuiamo in questo viaggio fra Leiní e Chivasso, torniamo dal sindaco Matola, ci ha raccontato delle novità sul servizio Bici in Città.